A Russi si affrontano due squadre che arrivano arrabbiate dopo l'ultimo turno giocato. I russi 7 giorni prima avevano ottenuto un punto sul campo del Gambittola, mentre la Stella aveva perso la sfida in casa contro un Rino rimasto in inferiorità numerica. Squadre che arrivano a sfidarsi con stati d'umore opposti. La Stella ha un ottimo impatto con il match. Angelini tenta lo scherzetto fin dalle prime battute. Il pallone però si alza di un nulla sopra la porta difesa da Lolli. Ospiti che continuano a premere. La sgaloppata di Verdinelli, condizionata anche da un rimpallo vinto, porta al traversone in direzione Angelini, con la difesa dei russi che liberano senza affanni. Padoi di casa che si vedono dal calcio piazzato. Lombardi sistema la sfera sulla testa di Temponin, che non reca problemi a Gamberini. Sempre da calcio piazzato si fa vedere nuovamente la Stella alla punizione di Greco. A cercare Angelini chiama l'attenzione Lolli, che sventa così il pericolo. In chiusura di prima frazione arriva il gol al minuto 42 per l'esattezza. Magari lancia in profondità Fontana, il quale mette al centro per l'inserimento di Placci, che sotto misura batte Gamberini trovando l'1-0. Immediata la risposta della Stella con questo tiro di Greco parato da Lolli. Squadra a riposo sull'1-0. Nella ripresa la Stella si rende subito pericolosa. Tiro di Angelini, pallone fuori di un nulla. D'altra parte i russi si fa vedere con questo cross di Fontana, ma si divora sotto misura il 2-0. Recrimini poco dopo per la Stella. Verdinelli arriva al traversone, Angelini fila Lolli, ma viene colto in posizione di offside. Gol dunque annullato. Dalla sfortuna alla sfortuna, verrebbe da dire, perché i russi poco dopo trova il raddoppio. Troncossi viene fermato così da Bellicchi in area di rigore. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Bellicchi nell'occasione verrà ammonito. Dal dischetto si presenta So, che realizza il 2-0. Ma la sfortuna in questo avvio di 2019 perseguita la Stella. Gabellini in due occasioni va al tiro cross. Alla seconda Angelini infila nuovamente Lolli, ma viene colto per la seconda volta in fuorigioco. La Stella alza le mani ma non bandiera bianca. Greco chiama l'intervento Lolli, mentre subito dopo viene servito da Gabellini ma spara alto. L'occasione per i riminesi ci sarebbe come, ma quando Greco arriva al tiro, in questo caso Angelini viene bloccato in area di rigore. Fallo non ravvisato dalla terra arbitrale, occasione che sfuma. Prima del rompete le righe, So tenta di sorprendere Gamberini, ma il suo tiro lambisce il palo. L'ultima occasione è di marca ospite. Brividi per Lolli su questo tiro di Gabellini, non certamente irresistibile, con il portiere costretto a ripiegare e a salvarsi in due tempi. Per la Stella arriva la terza sconfitta nella terza gara di questo 2019. Tra i tanti infortuni e qualche sfortuna capitata, l'augurio è quello di riprendersi al più presto. Invece, ben i russi che proseguono la sua striscia di risultati positivi.